che si viva in una qualsiasi capitale tentacolare del mondo, che ci si risvegli in un paesino di montagna, magari in mezzo alle Alpi, la connessione con il mondo attorno sarà sempre a portata di mano. Ma immaginate per un attimo di svegliarvi su un'isola dove per raggiungere la terraferma bisogna navigare per almeno 6 giorni, o che per ricevere un pacco Amazon potrebbero essere necessari anche dei mesi. Beh, questa è la quotidianità di chi si sveglia sull'isola di Tristan da Cunha. Tristan da Cunha è un arcipelago dell'Oceano Atlantico Meridionale situato a circa 2.800 km a ovest del Sudafrica e a 3.360 km a sud-est del Sud America. L'arcipelago è un territorio d'oltremare del Regno Unito ed è considerato il luogo abitato più remoto del mondo. L'isola principale, anch'essa chiamata Tristan da Cunha, è l'unica isola abitata dell'arcipelago. L'accesso a Tristan da Cunha è limitato e avviene principalmente tramite nave. Non ci sono aeroporti sull'isola. Viaggi in nave partono occasionalmente da Città del Capo, in Sudafrica, e il viaggio può durare fino a 6 giorni o più, a seconda delle condizioni meteorologiche del mare. I visitatori devono ottenere un permesso prima di visitare l'isola e prenotare il viaggio attraverso un agente di viaggio o un operatore turistico autorizzato. Tristan è l'isola più lontana dai continenti, abitata più lontana dai continenti, e non c'è un servizio di linea, non esiste aeroporto e non esiste porto. L'unico modo per arrivarci è tramite delle navi che fanno spola e sono navi pescherecce modificate anche per i trasporti di merci e persone. In più c'è un rompighiaccio sudafricano che una o due volte all'anno fa la spola per poi fare i rifornimenti nelle isole dove ci sono le centraline meteorologiche, le stazioni, giù a Kof, sempre nell'arcipelago di Tristan da Cunha. Quindi trovare posto su queste navi è molto complicato, anche perché i residenti, diciamo così, hanno la precedenza e quindi un ospite è complicatissimo arrivarci. Di persone siamo riusciti a vederci, ci vediamo abbastanza, non dico spesso, ma insomma ci riusciamo a vedere con gli isolani e i parenti, diciamo, che si sono trasferiti o momentaneamente si sono trasferiti più o meno definitivamente in Europa o in Sudafrica, chi in Inghilterra, chi in Europa continentale, chi insomma. E riusciamo a incontrarci sia la mia famiglia, diciamo, ripeto, sia l'altra famiglia che sono i Lavarello e con cui ho qualche contatto con i discendenti. La popolazione di Tristan da Cunha è di circa 250 persone, la maggior parte delle quali vive a Edinburgh of the Seven Seas. 8 sono i cognomi presenti sull'isola, 2 dei quali genovesi, Lavarello e Repetto. Tramandati da 2 naufraghi di Camogli, approdati nel 1892, i 2 cognomi genovesi Lavarello e Repetto discendono dai naufraghi Gaetano e Andrea, che insieme agli inglesi Swan e Peterson, agli statunitensi Hogan e Rogers e allo scozzese Glass e all'olandese Green hanno dato vita alla comunità che attualmente abita l'isola di Tristan da Cunha. La mia famiglia è originaria qua della zona e siamo presenti da diverse centinaia di anni. E la storia di questo mio cugino si deve a un fatto, chiamiamolo così, fortuito, nel senso che grazie, è una parola un po' così complicata, ma a un naufragio che si è ritrovato su quest'isola. E da sempre in casa si parlava di questa storia, di questo naufragio, di questo parente lontano, ma io pensavo fosse una favola, insomma, poi qua nella nostra zona si sente sempre parlare di racconti di naufragi, di navi, di tempeste, quindi era una cosa che faceva parte, diciamo, della normale, ecco. Poi crescendo invece mi sono accorto che era vero e quindi da lì poi è cominciata una sorta di curiosità di capire di più e di vedere. Quindi poi nel corso degli anni
anche con i miei fratelli e con altri cugini, perché poi non sono l'unico cugino, cioè, le famiglie ai tempi erano numerose, quindi siamo molti cugini. Ci siamo cominciati a interessare, è cominciato anche un rapporto dagli anni 80. Abbiamo ricominciato a sentirci via lettera da prima, poi adesso con le nuove tecnologie è molto più facile, quindi poi siamo andati avanti e adesso abbiamo un rapporto costante, ecco. L'isola non ha un porto, né un aeroporto, ma ha però un unico ospedale che in onore della città ligura di Camogli ha preso il nome di Camogli Hospital. C'è un rapporto tra i cittadini di Camogli e questa realtà importante che si trascina da tanto tempo e di conseguenza assolutamente deve esserci una continuità e deve essere anche valorizzata per quanto riguarda tutti gli aspetti. Questo è l'aspetto principale che ritengo opportuno rappresentare da parte mia. Io sono Paolo Terrile, sono consigliere comunale, sono stato delegato dal sindaco di interessarmi della cultura e del Museo Marinaro di Camogli. Siamo in collegamento dal Museo Marinaro proprio in prossimità di una bacheca che è dedicata proprio all'isola di Tristan da Cunha, per cui i legami che Camogli ha con l'isola del sud dell'Oceano Atlantico sono racchiusi anche in questa bacheca che vuole rappresentare con continuità il legame che c'è tra i camogliesi che sono ancora qua e quelli che hanno scelto invece di vivere nell'isola. Il 15 maggio a Londra si celebrerà la storia di Tristan da Cunha con un evento organizzato presso l'Ambasciata d'Italia. Promotore con orgoglio di questo evento è Alessandro Gaglione. Il prossimo 15 maggio si terrà presso l'Ambasciata d'Italia a Londra l'evento dal titolo La presenza italiana sull'isola di Tristan da Cunha, il posto abitato più remoto al mondo. Questa è una bellissima storia che io definisco una storia di immigrazione italiana al limite. Io sono da anni appassionato della storia della presenza italiana sull'isola di Tristan da Cunha e approfitto per ringraziare l'ambasciatore e tutto lo staff dell'ambasciata italiana a Londra per aver subito accolto il mio invito ad organizzare questo evento su questa storia di immigrazione. E ringrazio anche molto il Comites, il Comitato Italiano all'Estero, per il supporto. Perché è importante far conoscere questa storia? Innanzitutto perché è una storia molto particolare, è un contesto molto particolare, è un'isola praticamente inaccessibile dove vive una piccola comunità e quindi è interessante già di per sé vedere come vive questa comunità su questo posto, appunto definito il posto più remoto al mondo e inaccessibile. Ma la cosa più importante, da un punto di vista, diciamo, italiano, è quello di verificare la storia di questa comunità, di vedere, di analizzare le origini e quindi di venire a scoprire che un 20% circa della popolazione porta uno dei due cognomi italiani. Sono due naufraghi italiani di Camogli che, appunto, avendo fatto naufragio sull'isola molti molti anni fa, decisero di rimanervi. L'evento è importante, come stavo dicendo, in ambasciata per raccontare, appunto, l'italianità. Raccontare l'italianità che cosa? Parleremo per esempio di come mai l'ospedale sull'isola, l'ospedale locale si chiama Camogli. Come mai nel dialetto locale ci sono dei termini italiani. Vedremo dei filmati unici che sono stati realizzati da Gianfranco Repetto, che è il discendente di Andrea Repetto, uno dei due naufraghi italiani, che è stato appunto Gianfranco, uno dei pochi italiani a mettere piede, a riuscire ad arrivare sull'isola, ha passato credo lì 2 mesi e ci porterà dei filmati unici. Per chiudere hanno accettato il nostro invito e ringrazio moltissimo Philip Kendall, che è l'administrator britannico dell'isola, ricordo che l'isola è un territorio britannico d'oltremare, Paolo Terrile, che è il presidente del consiglio comunale di Camogli, città natale appunto dei due naufraghi Andrea Repetto e Gaetano Lavarello, e appunto, come già ho nominato, Gianfranco Repetto, che è appunto il discendente di Andrea Repetto, uno dei due naufraghi sull'isola.
Dopo aver scoperto la vita degli abitanti di Tristan da Cunha, forse guarderete con altri occhi le comodità che la terraferma sa offrirci.